e adesso abbiamo già entrato nel palazzo dell'area amministrativa con tutti gli uffici. Il caldo estivo del centro della città, quindi ogni anno dall'aprile al... Questo maiale, diciamo, questo cilien, è il simbolo di giustizia, di bronzo. Quindi davanti all'ingresso di questo per rappresentare la giustizia di tutte le autorità. E questa è la sala principale. Della imperatrice Cixi. A lei piaceva molto il teatro, soprattutto l'opera di Pechino. Quindi alla tua vita, soprattutto gli ultimi 20 anni della vita, 15 anni della vita, ma qui è venuto almeno 300 volte per vedere l'opera di Pechino. Insomma, sotto il palcoscenico c'è anche un altro piano. Anche di solito l'imperatrice vedeva l'opera di Pechino entro la sala. Ragazzi, vestirsi nell'abito tradizionale, io sto portando mancette per fare la foto. Ma anche far capire tutti quanti eunuchi, tutti quanti concubine, era arrivata, amici, quindi a 17 archi. Perché 17? Perché di solito l'imperatrice doveva prendere l'arco centrale. Molto significativo. È un numero. Salve signor Presidente! Salve! Grazie anche a lei. Assolutamente. Buona visita. Grazie. Grazie, arrivederci. La stessa pronuncia con la felicità. Quindi pipistrello forse alla cultura, nella cultura occidentale europea è una cosa che porta sfortuna, però nella nostra cultura vuol dire borda fortuna. Qua dare solo una occhiata. Questa è la sala principale di celebrazione del compleanno dell'imperatrice vedova nell'Ottocento. Nel corso del 2024 è stata incrementata l'attività ispettiva dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente e dei militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, che collaborano con l'autorità stessa in base a un protocollo d'intesa. L'obiettivo era verificare la corretta erogazione del bonus sociale elettrico, misura varata dal governo per sostenere milioni di consumatori in condizioni di disagio economico. Si tratta di un'agevolazione per alleviare il crescente costo delle bollette per utenze domestiche a tutela dei soggetti economicamente svantaggiati e di quelli in gravi condizioni di salute. Infatti, i nuclei familiari in condizioni di disagio economico, in particolare, presentano all'INPS la dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell'ISEE. L'attività ispettiva di ARERA e della Guardia di Finanza ha riguardato i venditori di energia elettrica tenuti alla rendicontazione periodica dei flussi finanziari legati all'erogazione dell'incentivo. È così emerso che, in alcuni casi, l'adempimento non era stato osservato ed erano presenti posizioni incagliate di utenti che hanno poi ottenuto il bonus in ritardo. L'attività di vigilanza, grazie all'accurato esame contabile delle fiamme gialle, ha permesso di individuare circa 3,6 milioni di euro di bonus sociali elettrici non erogati, dei quali 1,7 milioni sono stati sbloccati e quindi erogati immediatamente. Caltagirone, completato il trasferimento dell'UOCI di recupero e riabilitazione funzionale del presidio di Santo Pietro. La struttura, diretta da Chiara Castronuovo, sarà pienamente operativa, da domani 8 novembre, al terzo piano, ala Est Grande, dell'ospedale Gravina. Si concretizza un obiettivo assistenziale indicato dalla direzione strategica dell'ASP di Catania nell'ottica del miglioramento della qualità dei servizi e della valorizzazione delle risorse professionali. È un intervento di riorganizzazione, spiega il direttore generale dell'ASP di Catania, Giuseppe Laganga Sensio, che risolve diverse criticità e risponde a precise istanze di programmazione assistenziale, sostenute anche dal Dipartimento di Riabilitazione, con il quale puntiamo a potenziare l'attività del reparto e, al contempo, a ottimizzare l'utilizzo delle risorse professionali.
Nell'ambito di un'attività straordinaria di controllo, prosegue l'impegno dei carabinieri della compagnia di Paternò nel garantire la sicurezza nella zona dello Spirito Santo, cuore della movida giovanile paternese, con interventi mirati su Via delle Rose e Via del Progresso. L'operazione, condotta dal personale della locale stazione con il supporto del personale della CIO del 12° Reggimento Sicilia, ha avuto come obiettivo principale il contrasto dei comportamenti illeciti e la promozione della sicurezza stradale. Durante l'operazione, i carabinieri hanno intensificato i controlli stradali, emettendo sanzioni per oltre 3.500 euro, soprattutto per infrazioni quali la guida senza casco, la circolazione di veicoli non assicurati o privi di revisione. L'attività straordinaria di controllo del territorio ha portato al fermo e al sequestro amministrativo di 3 veicoli e al ritiro di 4 documenti di guida e circolazione. Complessivamente, sono stati identificati 32 persone, tra cui molti giovani e controllati 18 veicoli, principalmente scooter. Durante il servizio coordinato dello scorso weekend, disposto dal comando provinciale, i carabinieri del nucleo radiomobile di Catania hanno sventato il furto dei tappi in rame utilizzati per la chiusura delle tubazioni dell'impianto di irrigazione del verde pubblico, nel quartiere Librino, arrestando un 32enne di Catania per furto aggravato. In particolare, erano circa le 13.30, quando l'equipaggio, che stava costeggiando la Porta della Bellezza, un'opera d'arte lunga 3 km, ha visto un uomo che, munito di una grossa sacca, saliva su di una collinetta di prato ornamentale, irrigata da un apposito impianto. La circostanza è apparsa alquanto bizzarra ai carabinieri, visto che in quel luogo non ci sono passaggi pedonali e nemmeno frutta o verdura da raccogliere, pertanto i militari hanno deciso di tenerlo sott'occhio e parcheggiata l'auto militare. Senza farsi notare, sono saliti sulla collina da punti di accesso differenti. Quando lo hanno raggiunto, il giovane stava smontando mediante l'uso di un martello i tappi di rame dell'impianto di irrigazione, per poi riporli nella sua busta. Preso dal furto che stava commettendo, l'uomo si è accorto della loro presenza solo quando i carabinieri erano già vicini a lui, ma forse sperando che la pattuglia non si fosse accorta di ciò che stava facendo, ha lanciato inutilmente nella vegetazione il martello. Bloccato e messo in sicurezza, l'uomo, che non ha saputo dare alcuna giustificazione della sua presenza in quel luogo, a quell'ora, è stato perquisito e nella sacca aveva stipato 4 tappi di rame del peso di 4 kg in totale, che, probabilmente, pensava di vendere. Il 32enne è stato arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l'arresto. Ci saranno anche le donne del vino, le amiche e colleghe di Marisa Leo, all'evento Women S Voices il prossimo 25 novembre al Teatro Golden di Palermo. Nella giornata internazionale contro la violenza di genere, il concerto della Women Orchestra diretta da Alessandra Pipitone con cantanti e artiste ospiti di alto livello, è infatti organizzato per sensibilizzare alla cultura del rispetto di cui si faceva promotrice la stessa Marisa Leo. La giovane donna e professionista del marketing del vino rimasta vittima di femminicidio circa un anno fa. Il suo messaggio continua oggi ad essere tramandato dall'associazione a lei dedicata, la PS Marisa Leo, cui andrà parte del ricavato del concerto Women's Voices, e dalle donne del vino di cui faceva parte. Marisa era una brillante donna del vino, professionale, acuta, simpatica e sensibile, dichiara Roberta Urso. Presidente delle donne del vino di Sicilia, non potevamo non renderle onore con la nostra presenza. È volontà di tutte noi donne del vino, raccontare il mondo del vino, comunicare e promuovere cultura ed identità territoriale. Le previsioni meteo in Sicilia per venerdì 8 novembre di Globus Television. Venerdì, pressione bassa sulla Sicilia. La giornata all'insegna di tempo instabile, precipitazioni che in alcune zone potrebbero risultare anche forti, schiarite sui settori occidentali. Temperature massime fino a 22 gradi, valori notturni per lo più stabili.